Sì, Giorgio. Ma sì, ci sto ancora lavorando. Quando? Domani? No, 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 ce la faccio, tranquillo. Tanto c'ho solo un paio di spunti. Ah, va bene. Ci vediamo domani. Ciao, buona serata. Ciao, Giorgio. Ma quando uno si separa, poi si sposa con un altro? Come ti vengono in mente certe cose? Su, mangia che si raffredda. Oggi papà è venuto a scuola. Come è venuto a scuola? Sì. Mi ha portato il quaderno e ha risolto un'operazione alla lavagna. E la maestra che cosa ha detto? La maestra ha detto che lui scherza sempre. Già. Lui scherza troppo. E fa sempre come gli pare. Che ci ha fatto papà? Perché sei sempre arrabbiata con lui? Non sono arrabbiata, è solo che ci sono delle regole e lui dovrebbe rispettarle. A me queste regole non mi piacciono. Guarda chi c'è. Oh, Antonio. Ciao. Ce l'hai fatta, ti sei deciso finalmente. Ciao. Come stai? Lo schifo. Antonio, senti. Tu devi sfogare questa rabbia, tu la devi canalizzare questa rabbia, e questo è il posto giusto. Dai, facciamoci una partitella, poi andiamo a bere qualcosa, festeggiamo, dai. Ma che devo festeggiare, Ciccio? Ma io che devo festeggiare? Antonio, però tu devi pure reagire, non ti puoi buttare giù, non puoi stare così in eterno, eh. Magari Diana già c'ha un altro. Ma che stai dicendo? Non dar retta, ma... Ciccio. Ma anche tu pensi che Diana c'ha un altro? No, dimmelo, Ma sta scherzando. Ma ti pare che c'è un altro? Un altro lavoro c'ha. Susanna mi ha detto che lavora per una rivista di moda. Rivista di moda? Sì, la New... Boh, vicino al Colosseo. C'è qui il signor De Santi, a che punto stai? Guardi, sto arrivando, signor Gorini. E cerca di fare presto. Avevo promesso che la macchina sarebbe stata qui 2 ore fa. Pronto, mi senti? Sì, sì, la sento, la sento. Pronto? Ma quanto tempo pensi di metterci ancora? Dovresti essere già qui. Guardi, una decina di minuti e sono là, c'è traffico. Oh! Ma come guida? Guardi cosa ha fatto la mia macchina, ci sono anche doppie frecce. Antonio. Diana, conosci questo signore? Certo che mi conosce, mia moglie, va bene? Poi è colpa tua, non si mette la macchina in doppia fila, capito? Non si mette la macchina in doppia fila, capito? Antonio, smettila. Hai impazzito? Guarda, soltanto perché ci sei tu, Diana. Che faresti se non ci fosse lei? No, dimmi, che faresti? Che faresti? No, dimmi, che cazzo faresti? Oh, basta! Questa me la paghi. Pure tu me la paghi. Senti, Giorgio, scusa, ti ripagherei meno. Lascia stare. Certo, tanto pago io, Giorgio, non ti preoccupare. Pago tutto io qua, hai capito? Pago tutto io. La prossima volta che ti vado con mia moglie, ti spacco la faccia, hai capito? Eh? Con te facciamo i conti dopo. Ti faccio vedere io. No, 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 basta, basta. Questa volta è troppo. È troppo, basta. Guarda, signor Gorini, Antonio sta passando un periodo un po' complicato. Non mi importa nulla. Sono problemi privati e restano privati. Sì, certo. Tu mi devi dire un solo buon motivo per cui devo tenerlo qua io. Ma... No, no, non c'è ma che tenga. L'hai visto, no? C'è una macchina sfasciata, 2 clienti persi e questa è una cosa che in questo momento proprio non mi posso permettere. E fra l'altro non mi ha fatto neanche la relazione trimestrale. Ma che ci faccio con uno così io? Che ci faccio? Quando vendeva 4 macchine al giorno, però... Ma che diavolo... Ma che staffa? Signor Rubino? Chi è? Ma che cosa sta facendo? Che è questo casino? Devo chiamare la polizia? E chiama sta polizia, chiama! Chiamala! Senta, si calmi e piuttosto veda di pagare il conto, che sono 2 settimane che non paga. Se no la sbatto fuori! Non ce l'ho i soldi per pagare. Non ce l'ho i soldi per pagare, non ce l'ho! Ah, non ce l'ha? E allora se entro mezz'ora non ha liberato questa stanza, la polizia la chiamo davvero!
Non ce l'ho i soldi per pagare.